Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare dei braccialetti con i fili di cotone, diciamo quelli che si utilizzano durante l'estate. No, no, no! Ok, se sentite rumori o disastri vari, sono quegli angeli dei miei gattini e per la precisione le ragazze. E niente, i materiali di oggi sono semplicissimi e sono solo due. Uno è un pezzo di cartoncino che immagino abbiate già a casa e l'altro sono degli spaghi di cotone. Penso che siano quelli che si utilizzano per il ricamo. Io li ho comprati nei negozi di cinesi qui vicino a casa mia. E niente, io direi di iniziare. Lasciate prima però un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E se arriviamo a 20 mi piace e 10 commenti sotto il video, andrò a realizzare un altro video come questo. E niente, direi di cominciare. Quindi la prima cosa da fare è recuperare un cartoncino. Io utilizzo questo che è il fondo di un album a disegno, ma potete utilizzare anche uno scatolone. Oppure per esempio una scatola di scarpe. Allora, la prima cosa da fare è una sagoma che ci servirà per realizzare tutti i braccialetti che vogliamo in modo più veloce e meno complicato. E la sagoma di cui abbiamo bisogno è quella di un cerchio, quindi io prendo un bicchiere. E ora ovviamente vado a ritagliarla. Peter, ecco qua ritagliato il cerchio. Ora vado a disegnare dei punti nel cerchio come se fosse un orologio e vado a segnarmi 8 punti diversi. Quindi prima questi qua. E poi questi qua. 1, 2, 3 e 4. Adesso non serve che siano precisi. L'ultima cosa, vado a segnarmi anche il centro. A questo punto taglio con la forbice circa mezzo centimetro in corrispondenza di ogni segno che ho realizzato e poi faccio un foro al centro. Questa sagoma che andiamo a realizzare adesso ci servirà poi per realizzare un sacco di braccialetti. Buco al centro. Ok, ho realizzato anche il foro, adesso è il momento di prendere i fili e scegliere i colori. Potete scegliere da 1 a 7 colori. Taglio circa 50 centimetri di filo di cotone. Ok, i fili da tagliare in tutto sono 7. Io ho scelto 2 lilla, 2 arancio, 2 viola e un giallo. Ora per sicurezza sigillo le estremità con l'accendino. Stessa cosa dall'altro lato. Lascio un po' di spago libero e li fisso tutti assieme con un nodo. Ora riprendo il mio cartoncino, faccio passare il nodino attraverso il foro. E a questo punto posiziono i fili. Come vengono posizionati i colori non ha importanza. E vado a posizionare un filo per ogni foro che ho realizzato precedentemente nel cartoncino. Vi ritroverete con tutti gli spazi occupati eccetto uno. A questo punto incomincio il braccialetto, vado a prendere partendo dalla sezione vuota il terzo filo, quindi 1, 2, prendo il terzo filo e lo porto sulla sezione vuota. A
Adesso la sezione vuota è questa e il procedimento è lo stesso. 1 e 2 fili, prendo il terzo filo e lo porto sulla posizione vuota. Continuando con questo procedimento un po' di volte, qui sotto sul retro, all'altezza del foro centrale, vedrete che incomincerà a vedersi il braccialetto. Ricordatevi ogni tanto, mentre realizzate il braccialetto, di snodare i fili da sotto, altrimenti si aggrovigliano. Questo è come sta venendo il braccialetto. Io continuo e ci vediamo tra un pochino. Tra l'altro, il bello di realizzare questi braccialetti è che una volta che avete preparato il cartoncino con i vari fili, potete farli dove volete e quando volete. Eccomi qua, guardate come sta diventando. Continuo ancora un pochino. Ok, finito. Direi che questa lunghezza è più che sufficiente per il mio braccio, quindi adesso tengo con le mani il punto in cui esce il braccialetto dal foro centrale, stacco i fili dal cartoncino . Li sfilo e ovviamente vado a fissare tutti i fili con un altro nodo, esattamente come abbiamo fatto dall'altro lato. E voilà, il mio braccialetto è finito. Adesso vi mostro tutti quelli che ho fatto. Ovviamente se lo fate più lungo potete utilizzarlo anche come cavigliera, oppure per esempio magari anche fare il doppio giro nel braccio. Questi sono tutti i braccialetti che ho realizzato io, di diversi colori. E niente, con questo è tutto. Come avete visto, i braccialetti sono davvero molto molto semplici da realizzare. Non ho nient'altro da dire, fatemi sapere sotto nei commenti voi cosa ne pensate o quali colori utilizzereste. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi per supportare il canale, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!